Allora, io mi chiamo Giorgia e ho questo negozio che gestisco assieme alla mia mamma. È un negozio a conduzione familiare, è un concept store di impronta etnica. Abbiamo molto accessorio donna, ma non solo, spaziamo. E siamo una realtà vicentina storica che però ha sempre voglia di innovarsi. Quindi, se io penso a come può essere la bottega del futuro, mi immagino sicuramente una bottega molto più interattiva col cliente. Quindi parlo di un aspetto legato al digitale. E quindi un visual, una vetrina, magari con degli schermi, con la possibilità di consultare cataloghi. Più agevolmente per il cliente. Sicuramente mi aspetto che questa, diciamo, è una necessità per il periodo storico in cui viviamo, che ci sia un maggior contatto umano. Quindi il digitale deve essere comunque combinato con un'attenzione al cliente molto più curata. Quindi è fondamentale che chi lavora in un negozio abbia una buona formazione, che si tenga sempre aggiornato su vari aspetti che possono essere le tecniche di vendita, piuttosto che visual merchandising, piuttosto che appunto un aspetto più legato al packaging, a un'attenzione di questo tipo. Un'altra esigenza di questo periodo storico è sicuramente un aspetto etico. E quindi una proposta di prodotto responsabile, più ecologico, con un concetto appunto di sostenibilità anche di rispetto della manodopera. La coscienza attuale ci porta anche a questo. Noi crediamo molto anche nelle collaborazioni, quindi il concetto del concept store è proprio questo, nel senso un negozio può essere di giorno un semplice negozio e di sera trasformarsi in un locale piuttosto che in una sala conferenze in cui ci si può scambiare idee, accrescere anche culturalmente, proporre performance, musica dal vivo e di tutto di più. È possibile ed è bella l'idea di collaborare con i colleghi anche della strada, quindi collaborare con ristoranti che propongono una degustazione nel proprio negozio. Ecco, la collaborazione è sicuramente il futuro, perché se ognuno continua semplicemente a coltivare il proprio orticello, è molto difficile sopravvivere in questo momento nei centri storici con internet alle spalle che ci può aggredire in qualsiasi momento e quei centri commerciali che per tutti sono sempre molto più comodi, ma la sostanza è che sicuramente i centri storici sono più attraenti e portano anche cultura e bellezza nelle città.